C'è una frase che ripetiamo, che penso sia importante per tutti, che le periferie dell'animo, le periferie delle città e le periferie del mondo sono tra loro collegate. Cioè succedono delle cose che sono in generale in ombra e sono sul confine, ma le cose che sono in ombra e succedono nel confine sono le cose migliori, sono quelle più creative, quelle dove ci sono i contatti nuovi, dove si scoprono le cose nuove oppure si riscoprono cose vecchie con nuovi significati. Quindi l'esperienza della periferia per me non è l'esperienza dell'emarginazione, è l'esperienza di un luogo dove è possibile sperimentare, sperimentarsi e soprattutto è il luogo dove nascono i cittadini di domani, più che nel centro. Io ritengo di essere un ricercatore e non solo di essere un ricercatore sul campo, ma di essere un ricercatore scientifico perché noi sistematicamente da 12 anni organizziamo convegni scientifici. Organizziamo convegni scientifici su quella particolare ricerca che è la ricerca sul campo, che non produce soltanto pratiche, ma produce teorie e produce buone teorie. E quindi l'interazione con i ricercatori io non ce l'ho oggi, io ce l'ho da parecchio tempo e nella mia modestia addirittura sono io che finanzio l'università per fare ricerca su di me. Quindi io penso che la dimensione della ricerca per chi fa lavoro sociale sia una dimensione ineliminabile. Cioè non è possibile fare attività sociale se alla base non c'è una ricerca di tipo scientifica, non di tipo semplicemente sperimentale, proprio di riflessione scientifica. Al centro del nostro progetto c'è quello che noi chiamiamo l'attività di pensiero. L'attività di pensiero è un'attività di ricerca e quindi diciamo, vedo questo come una buona occasione per far vedere ai ricercatori che la ricerca non la fanno solo quelli che hanno l'etichetta del ricercatore, ma la fanno anche quelli che non ce l'hanno, ma che producono buona teoria. Come mai i ricercatori professionali e la politica non ritengono di dover apprendere da quelli che fanno il mio lavoro? Ho fatto per 12 anni questo lavoro, pagato al Ministero della Pubblica Istruzione, dopodiché, senza che si sappia chi, come e quando abbia deciso, il progetto che faceva è stato eliminato. Attualmente il sottosegretario Marco Rossidorio mi ha ripescato, ma mi ha ripescato dopo che è stata distrutta un'esperienza durata 12 anni. E la domanda è perché i progetti veramente sperimentali non vengono accolti dentro l'organizzazione normale. La risposta io ce l'ho. Ci sono troppe incrostazioni, diciamo, di gruppi, comportamenti, privilegi, egoismi, consorterie, eccetera, per poter ritornare alla semplicità e alla limpidità delle fonti del sapere. Quindi ci stanno delle verità elementari e banali che sono sotto gli occhi di tutti, ma che non si riescono a vedere perché ci sono troppe incrostazioni. Se noi facessimo una spending review del pensiero, bisognerebbe buttare a mare il 90% delle cose e ritornare alle cose semplici, elementari, chiare, umanamente solide. Invece abbiamo considerazioni, prudenze, privilegi, e troppe cose di cui tener conto, tranne che di quelle, per esempio, i bambini. Perché i diritti dei bambini sono nei fatti conculcati? Perché se noi guardiamo una delle organizzazioni che più si occupano dei bambini, la scuola, nella scuola si difendono gli interessi degli insegnanti, dei bidelli, dei dirigenti, dei capi dell'industria editoriale, delle scuole private, delle scuole pubbliche, delle scuole confessionali, delle scuole all'avanguardia, eccetera, ma una vera difesa e una vera realizzazione dei diritti dei bambini al centro non c'è. Sono frasi rituali che si ripetono, ma
Basta per dire vedere l'organizzazione dell'orario delle nostre scuole medie, è un massacro dal punto di vista dell'igiene mentale. Ma lei ha mai sentito qualcuno che dice che l'orario delle scuole medie è un massacro dal punto di vista dell'igiene mentale? No. Quindi significa che ricerca, scienziati, politici, umani, difensori dell'infanzia, difensori dell'umanità, eccetera, su questo particolare, che è sotto gli occhi di tutti, non si sono mai fermati. 6 ore al giorno con 6 discipline diverse farebbero impazzire qualsiasi persona normale. Però noi invece prendiamo dei bambini di 11 anni e facciamo questa operazione. La ministra Gelmini ha frammentato ulteriormente le discipline scolastiche, abbiamo un governo tecnico che non ha mai speso una parola per dire che questa cosa qui è un massacro. Qual è la sua ricetta? La ricetta nostra è molto semplice, bisogna ripristinare, come diciamo noi, le funzioni di pensiero. Cioè gli insegnanti sono abbastanza colti, abbastanza istruiti e abbastanza competenti per poter pensare le proprie pratiche senza aspettare direttive e idiozie varie che gli vengono propinate dai giornali, dai politici e dallo stesso ministero. Oggi gli insegnanti non possono pensare. Se pensano, pensano a casa loro, pensano nella loro disperazione, nella loro solitudine. Noi abbiamo bisogno di un pensiero di gruppo, cioè che gli insegnanti che hanno in affido una classe possano pensare i propri allievi, il proprio lavoro e le proprie interazioni. Se si fa questo verranno fuori delle cose buone. E questa è una riforma che costa o nulla o quasi nulla, però né il mondo scientifico, né quello culturale, né quello politico portano avanti questo discorso.